Come sai, oggi dovrei assumere la mia nuova carica nella società, ma invece mi sono fermata alla scuola Rubican. Per parlare con i tuoi insegnanti e scusarti per il raffreddore e frattanto desideravo informarmi sull'andamento dei tuoi studi. Sono stata dall'insegnante di dattilografia e le ho detto che ero tua madre. Non ti conosceva. Wingfield ha ripetuto: Non abbiamo mai avuto una studentessa con questo nome. Le assicurai che non era possibile. Tu eri stata presente alle sue lezioni fin dai primi giorni di gennaio. Forse, ha detto lei. Lei parla di quella ragazzina tanto timida che lasciò il corso dopo pochi giorni. No, le ho detto io. Laura è mia figlia e ha frequentato la scuola ogni giorno durante le ultime sei settimane. Allora l'insegnante ha preso il registro delle presenze e mi ha fatto vedere il tuo nome stampato con tutte le assenze annotate fino al giorno in cui la direzione fu costretta a concludere che tu avevi decisamente rinunciato a frequentare le sue lezioni. Io naturalmente continuavo ad insistere. No, ci deve essere uno sbaglio. E quella mi dice tranquillamente. No, me la ricordo benissimo. Le mani le tremavano tanto che incespicava sui tasti. Il primo esame di velocità fu un fiasco. Mi ricordo che la ragazza diede di stomaco e ci toccò accompagnarla fuori. E da allora non si è più fatta vedere. Oh mio Dio, mi sono sentita così debole che stentavo a reggermi sulle gambe: 50 dollari di tasse, e poi tutti i nostri piani, le speranze, le ambizioni che nutrivo per te. Tutto a monte in un minuto!